tradizionale appuntamento col discorso della vigilia della solennità di Sant'Ambrogio, il discorso alla città, che quest'oggi ha visto due debutti: il debutto del nuovo abate di Sant'Ambrogio, Monsignor Carlo Faccendini, ma soprattutto il primo discorso alla città di Monsignor Delpini, arcivescovo di Milano. Monsignor Delpini ha voluto puntare su un aspetto, se vogliamo, un po' particolare, minimalista qualcuno potrebbe dire, della città, ovvero il buon vicinato. Ha voluto prima di tutto manifestare il suo apprezzamento, fare l'elogio delle istituzioni, soprattutto di coloro che stanno in mezzo alla gente, come i sindaci, come le forze dell'ordine, come gli operatori della sanità, come il personale della scuola. E poi ha voluto proprio entrare nel merito di quello che è il segreto per una città più vivibile, ovvero il fatto di non essere isolati, di non sentirsi degli individui, ma delle persone capaci di relazioni. E allora qui è entrato il concetto del buon vicinato. Il buon vicinato che parte da cose quotidiane, da cose apparentemente banali, come il saluto, come la capacità di accorgersi che l'altro esiste anche accanto a sé. E nel suo discorso poi ha voluto essere ancora più concreto, Monsignor Delpini, ed è andato a dare una sorta, ha detto: mi permetto di dare un consiglio riguardo la decima. Che cos'è la decima? È un concetto biblico che portava a dare un decimo dei propri averi per gli altri, ai poveri. E allora la decima, per essere vicini, essere buoni vicini nella città, secondo Monsignor Delpini si può coniugare in tanti modi. 10 ore dai allo studio o al lavoro, un'ora la dai per gli altri. 10 libri acquisti, un libro lo dai per gli altri. 10 case affitti, questo è un esempio un po' su, diciamo così, come status sociale, sulla decima magari prova a pensare di metterla a disposizione degli altri. Cose molto concrete, cose quotidiane, che però qualificano il modo di stare nella città, per le istituzioni, ma anche per tutti i cittadini. Monsignor Delpini ha detto che la Chiesa non si tira indietro, ma vuole per prima vivere il buon vicinato ed essere capace di creare relazioni e creare un futuro per la città. Un invito molto concreto, che forse ha spiazzato qualcuno che si immaginava un discorso un po' più ufficiale, un invito però determinante per provare davvero a costruire una città che possa andare oltre quella Milano come enorme conglomerato di eremiti, come la definiva Montale. Ecco, per andare oltre una massa di eremiti, una massa di individui, applicare il buon vicinato può essere una buona soluzione. Questo è quanto ha proposto nel primo discorso alla città Monsignor Delpini. Penso ci sia da riflettere su queste parole.